Rai Radio 1, ore 4:15, diamo la linea alle Olimpiadi di Pechino al nostro inviato Emilio Mancuso per la finale in snowboard. Sì, è proprio così, buongiorno a tutti. In Zhangjiakou noi ci troviamo a Yanxin per le prove di discesa, dove tra poco scenderà Sofia Goggia, però commentiamo in diretta per voi naturalmente la finale mista dello snowboard cross con due team italiani in finale, Italia 1 e Italia 2. In pista adesso abbiamo Omar Visintin, già medaglia di bronzo in queste Olimpiadi, insieme a Lorenzo Sommariva, insieme ai due team italiani abbiamo Canada 1 e Stati Uniti 1. Prima prova di questa finale doppio misto con i due azzurri che adesso sono in terza e quarta posizione, indietro rispetto agli Stati Uniti. Stati Uniti 1 con 25 centesimi su Canada 1, e poi abbiamo Italia 1 e dunque Omar Visintin in terza posizione, e poi Italia 2 in quarta posizione con Lorenzo Sommariva. Questo gioco di onde snowboard cross con questa tavola difficilissima da portare, e poi naturalmente l'importante è anche la velocità. Si avvicina il traguardo con un arrivo testa a testa tra Stati Uniti e Italia. Stati Uniti 1 con 4, sentite il grido di soddisfazione da parte dell'americano. Stati Uniti 1, Nick Baumgartner contro Visintin, davvero di pochissimo, 4 millesimi il vantaggio rispetto all'azzurro in seconda posizione. Adesso partiranno naturalmente gli altri team alla femminile con attesissima Michela Moioli, che deve un po' riscattare la prova dell'altro giorno quando non è riuscita ad andare a medaglia. Ancora di fronte a lei abbiamo colei che l'ha battuta nella prova individuale, ovvero l'americana Lindsay Jacobellis, 36 anni, davvero straordinaria. L'altro giorno sentite Omar Visintin che incita naturalmente Michela Moioli, pronta, tra poco la vedremo inquadrata, pronta a partire nella seconda manche di questa finalissima dello snowboard cross team misto uomini e donne. Dunque Stati Uniti 1 con 4 centesimi scusate su Italia 1, e poi in quarta posizione Italia 2. Due team italiani in questa finale dello snowboard, davvero qualcosa di straordinario. È inquadrata la prima a partire rispetto al nostro punto di osservazione, è la Jacobellis, quindi la prima a sinistra è la Jacobellis, poi accanto a lei c'è subito Michela Moioli, casco giallo per la bergamasca, poi abbiamo la canadese Odine, e poi l'ultima a chiudere la fila delle quattro finaliste, l'altra azzurra, Caterina Carpano. Insomma, una grande finale per al 50% tutta italiana di questa prova del team misto dello snowboard cross finale, con l'Italia caccia di una medaglia importante. Vedremo quale sarà il metallo di questa medaglia. Hit Story 1900. Pronta, è partita anche la prova al femminile della finale del team misto di snowboard cross con Michela Moioli, che va subito in testa, quasi a mettere i puntini su lei, nettamente in testa Michela Moioli con 52 centesimi di vantaggio su Canada 1. Bergamasca oggi davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moioli sta dominando questa run di finale al femminile. Intanto è caduta l'altra delle azzurre in questa finale, insieme ad un'altra delle protagoniste di questa finale. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moioli, curva a sinistra, deve fronteggiare l'attacco ancora una volta di Lindsay Jacobellis. Dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moioli e Lindsay Jacobellis, come peraltro l'altro giorno con l'americana, che va in testa davanti alla nostra Michela Moioli. Davvero gasata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno contro Michela Moioli, leggermente staccata, si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo. Va a vincere l'americana Michela Moioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento per quanto riguarda l'Italia. L'abbraccio
l'abbraccio tra i due componenti del team americano, con Lindsay Jacobellis che ancora una volta ha dato prova davvero di essere in un momento straordinario di forma, di empatia, però davvero molto brava anche Michela Moioli, che a un certo punto si è trovata nettamente in testa e poi non è riuscita a fronteggiare il ritorno poderoso della sua avversaria. L'abbraccio tra Omar Visintin e Michela Moioli, e dunque Italia che nonostante tutto porta a casa un'altra medaglia molto importante, un'altra medaglia molto importante dallo team misto dello snowboard cross. L'abbraccio prolungato tra Michela Moioli e Omar Visintin, una straordinaria fotografia di questa giornata che è appena cominciata in Cina nella notte italiana. È arrivata un'altra medaglia davvero importante, davvero pesante per l'Italia, grazie a Michela Moioli e Omar Visintin, che sono stati i grandi protagonisti di questa finale. E ringraziamo grazie Emilio a voi Mancuso. E ci sentiamo più tardi. Ci ha raccontato questa bellissima nuova medaglia per gli azzurri, e ridiamo la linea 7 su 7.